vorrei ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Domenico Lopolito e dall'assessorato alle politiche culturali nella persona della professoressa Angela Lopasso per averci sostenuto e per aver permesso di poter realizzare questa quinta mostra documentaria, questa volta dedicata a Pierpaolo Pasolini al Protoconvento Francescano. Ovviamente la mostra sarà visitabile tutti i giorni, per cui è un'occasione imperdibile per i castrovillaresi e non. L'amministrazione comunale di Castrovilla ha inteso partecipare e patrocinare questo che è un evento ormai storicizzato a Castrovilla, nel protoconvento in particolare, del signor Enzo Bruno, che quest'anno ha voluto ricordare i 40 anni della morte, ma così in tutta Italia, i 40 anni della morte di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini è un intellettuale, ne parleremo stasera adesso nel convegno particolare, ma è un intellettuale puro, cioè colui che agisce attraverso la propria intelligenza, la propria conoscenza della realtà sulla realtà. E in effetti il cinema, in questo caso, e la letteratura sono due arti che agiscono sulla realtà. E ancora di più possiamo dire che il cinema di Pasolini si caratterizza per il suo realismo, ma proprio perché le persone sono prese dalla strada, i visi, i volti sono di persone non certamente professionisti, che però parlano attraverso i loro volti, i loro gesti forse meno, ma sicuramente attraverso i loro volti ed è essenziale, è un cinema essenziale. Particolare per l'epoca, ma oggi noi possiamo dire che è stato comunque un anticipatore anche di alcuni stili che poi sono venuti dopo. In realtà l'amministrazione non può che giudicare positivamente un'apertura, se volete, nazionale ma anche internazionale, verso un autore che altrimenti, certamente non sarà dimenticato, ma che altrimenti a Castrovilla gli sarebbe passato, diciamo, in sordina. Quindi, siamo qui, siamo felici di essere ospiti e di ospitare la mostra di Enzo Bruno.